esempio, sto guardando dall'alto, dice la paziente, il mio contenitore che cammina in mezzo ai militari. C'è una base militare, ci sono dei cilindri con dentro delle persone, io sto guardando dall'alto. Mentre il soggetto mi racconta questo, io nella mia testa sto pensando, chissà chi sono questi militari. Quello che è in ipnosi sente la mia domanda e risponde anche se io non l'ho formulata e mi dice, vuoi che ti dica chi sono i militari? E io gli dico, ma dimmelo. E lui mi dice, attendi che leggo. Passano 30 secondi, lui legge chissà cosa nella testa dei militari e poi comincia a farmi l'elenco, nome, cognome, abitazione, numero di telefono, gruppo sanguigno di tutti i militari presenti. Cosa sta succedendo? Qualcosa che non è possibile, pensavo prima. Perché? Perché se io faccio rivivere semplicemente un'esperienza passata, non posso pretendere che questo interagisca con l'esperienza passata. Se io prendo metto il soggetto in ipnosi profonda e gli faccio rivivere che ha aperto il cassetto numero 5 dell'armadio, non può raccontarmi cosa succede se apre il cassetto numero 6, perché non l'ha aperto. Invece, se lui mi apre il cassetto numero 6 e mi guarda cosa c'è dentro, perché io gli dico apri il cassetto numero 6, vuol dire che sta lì in quel momento e sta interagendo con quello che noi erroneamente chiamavamo il suo passato. Da questo punto di vista, Brian Weiss, torniamo a lui, Brian Weiss dice, se tu hai un trauma, il trauma non dipende da te, da questa vita, ma dipende dalla vita di un tuo antenato, in cui tu ti sei incarnato. Noi troviamo questo antenato, risolviamo il problema a lui e a te il problema ti verrà risolto. È certo che ti verrà risolto, perché se le cose stanno come dico io, mi viene risolto, se no non avrebbe senso. Perché sia nel passato che nel presente e nel futuro, tutti i problemi risolti vengono risolti immediatamente in tutti i contenitori che hanno avuto quella parte animica lì. Allora, il rapporto che noi abbiamo con le vite passate deve essere ristrutturato. La vita passata non è una vita passata, ma è un'altra esistenza in cui la nostra parte animica ci ha inzuppato dentro il suo essere. Noi possiamo avere coscienza solo di una vita passata alla volta. Se tentiamo di avere coscienza di due vite passate, facciamo come l'esperimento di Moreland, che cerca di vedere un elettrone che passa contemporaneamente attraverso due buchi. Un elettrone solo è indivisibile, attraverso due buchi non ci può passare, però si creano le figure di interferenza che la fisica normale non ha mai saputo spiegare, mentre noi con le nostre ipotesi spieghiamo benissimo anche con l'aiuto della fisica della virtualità di Bohm. Oh, ma non finisce qua, perché gli addotti hanno quindi un rapporto con le loro esistenze passate che può essere modificato. Cioè, se io non riesco a liberare il soggetto dal suo alieno ora, posso in ipnosi liberarlo dov'è? Facciamo un esempio. Se io faccio ricordare al soggetto che ci sono gli alieni che lo stanno prendendo e lo stanno mettendo su un lettino, eccetera, eccetera, se io in quel momento interagisco con lui, risveglio la sua coscienza, lui si apre dal lettino, da un calcio nel culo agli alieni, in quell'istante lui si è liberato allora dell'alieno e si libera ora dell'alieno, perché allora e ora sono lo stesso istante, lo stesso momento. Solo il lobo sinistro del nostro cervello crede che ci sia lo spazio e che ci sia il tempo. È un modo di leggere, come dice Pridram, che è un neurofisiologo, l'ologramma di questo universo finto. L'alieno un po' queste cose le sa, ovviamente. E questo però ci dà uno strumento in più. Cosa fa Brian Weiss ora? Brian Weiss ha smesso di fare le regressioni ipnotiche e prende i suoi soggetti e li fa guardare nel futuro, perché non c'è nessun problema. Guardare nel futuro ti dice subito se esisterà un futuro, se ci sarà un futuro o se non ci sarà, e se ci sarà come sarà. Brian Weiss non ha capito granché, perché lui è uno psichiatra e non fa il fisico né il chimico, però questo mi fa pensare che voi si possa guardare assolutamente nel futuro. Sapete che cosa vuol dire? No, tutti pensano, il 2008, il 2012, il 2035, vabbè, con opportune tecniche noi possiamo andare a vedere
all'interno della nostra ipnosi nel futuro e capire che cosa succederà, tenendo presente che, siccome il futuro è connesso al presente, esso cambia di istante in istante a seconda di quello che noi stiamo facendo nel presente. Cioè, se io domani prendo un soggetto particolarmente notato, e ne abbiamo diversi, e mi faccio e mi chiedo quali numeri all'otto usciranno sulla ruota di Bari domani, quanto ci scommetti che te ne azzecca su 5 almeno 2 o 3? Perché non te li azzecca tutti? Perché domani è un altro giorno, nel frattempo qualcosa modifica la probabilità di trovare la risposta giusta. Il futuro cambia perché cambia il presente in continuazione, è una fluttuazione fisica di stati quantici, si potrebbe dire così. Se ci fosse la Giuliana Conforto, questa qui mi direbbe in questo modo. Ma non finisce qua. Parliamo ancora di quello che accade a un'altra ragazza. Quest'altra ragazza mi viene presentata dal suo amico, il quale mi dice: guarda, ho il tremendo sospetto che lei sia un'addotta. Mi manda il test di autovalutazione e io dico: no, secondo me questa non è un'addotta, ma dal test si vede, e si vede, si può vedere bene, se lei è stata per esempio in presenza di qualcosa, ha partecipato a un'adozione come testimone. Anche ci sono i testimoni, i quali non vengono addotti loro in prima persona, ma il soggetto che hanno davanti a loro viene preso e poi viene riportato, e loro però non si ricordano niente lo stesso. Dal test di autovalutazione, se opportunamente valutato, questa cosa si vede molto bene. Allora, questa ragazza viene a parlare con me e io, sì, secondo me lei non è, però si ricorda di quando una sua amica, lei si ricorda la sua amica che erano in casa e si ricorda questo alieno piccoletto che stava entrando nel muro, ha questa visione qui, ne parliamo, cerchiamo di sviscerare tutto, poi a un certo punto viene fuori la vera essenza del suo problema e lei mi parla di quando era bambina, di quando era più piccola, che lei aveva la coscienza di aver vissuto un'altra vita e in un'altra vita di essere stata in Francia e in Francia di essere stato un maschio, e lei diceva e aveva anche scritto le sue memorie da bambina piccola che questo bambino aveva in realtà un'altra coppia di genitori, una terrestre ma l'altra aliena, che venivano a trovarla ogni tanto e tira fuori dalla borsetta il disegno di questi genitori alieni che sono vestiti di azzurro, rossi di capelli, con la pupilla verticale, con il cranio un po' allungato indietro. Oh, ma dico, ma qui c'è qualcosa di strano. E questi genitori, a un certo punto, il bambino ne parlava ai genitori veri, degli altri genitori, ma i genitori veri non gli volevano credere. Lei ricorda questi aspetti della sua ipotetica vita passata. Il bambino cade in uno stato di psicologico di abbattimento perché nessuno lo crede, ma soprattutto anche perché questi genitori sono poi diventano genitori invadenti, genitori cattivi, che vogliono in qualche modo da questo bambino delle performance strane, lo vengono a prendere, gli fanno delle cose. All'età di 30 anni circa questo bambino si ribella e caccia gli alieni, i suoi genitori in qualche modo. E si ricorda, ora che ne abbiamo parlato, la visione del ricordo del lux che viene eliminato, del parassita e così via. Cosa stava succedendo allora? Quando il ragazzo si libera nella sua vita passata, nella vita precedente, questa ragazza inconsciamente si libera dell'alieno. Magari se ne è liberato, fai conto, nei primi 3 giorni di vita, oppure nei primi 6 mesi, quando ancora non ha ricordo di essere stata presa. Ma quando lei si trova per puro caso di fronte alla sua amica che viene addotta, il suo inconscio riconosce quello che sta succedendo, perché dentro di sé c'è la memoria di quella vita passata in cui lei effettivamente ha avuto dei problemi. Quella cosa lì fa scattare i ricordi e li pianifica nel suo cervello, perché ora a questo punto questa ragazza comincia ad avere la possibilità di mettere nello su bianco, di capire che cosa gli è successo e di essere molto pronta come parte animica. Lei mi dice: io ora che ho capito devo fare qualcosa, bisogna aiutare gli altri a liberarsi di questo problema, e infatti questo è quello che succede. Ora, se
tenete presente che là in